Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha ed oggi vorrei fare il video acquisti dei manga di metà dicembre. Purtroppo non ci sono tantissimi manga, però diciamo che sono comunque stati, sono, si sono rivelate tutte delle letture in generale abbastanza buone. Peccato che comunque non ci siano delle novità che però vedrete nel prossimo video acquisti. Iniziamo come sempre dai manga Star Comics e abbiamo Le bizzarre avventure di JoJo Diamond is Unbreakable numero 7. Questo numero mi è piaciuto particolarmente perché ci viene presentato lo scontro con il killer di Morio Cho, Yoshikage Kira. I protagonisti di questo scontro sono principalmente Koichi e Jotaro. Però in seguito si aggiungeranno anche Ukuyaso e Josuke. Un numero appunto ovviamente molto bello, e soprattutto per questo scontro che invade la maggior parte del volume. Passiamo al Detective Conan, qua ho il numero 33, numero che mi è piaciuto molto perché non perché ci siano tantissime cose bellissime, però in generale diciamo che i casi, pur non avendo niente di così innovativo, sono stati abbastanza piacevoli, rimanendo nei termini del Detective Conan, che normalmente un po' mi annoia, ecco. Però invece qua il caso, diciamo, di San Valentino di Sangue mi è piaciuto molto. Lo stesso vale per il caso invece quello della signora che guarda il film. E anche il caso dei messaggi segreti, che però ovviamente non si conclude nel volume. Quindi sì, è appunto una lettura piacevole. Passiamo al manga della Planet, e qua abbiamo Hunter x Hunter numero 12. Bella la copertina con i membri della brigata. Proprio dalla copertina intuiamo un po' quello che c'è dentro. Infatti, diciamo che Gon e Killua vogliono catturare i membri della Brigata Fantasma, però vengono a loro volta catturati e quindi devono tentare di riuscire a fuggire. E quindi, ovviamente, come sempre, ci saranno una serie di piani psicologici o comunque che vanno un po' oltre allo shonen tutto di combattimento. Un numero fantastico. E spero di riuscire a continuare Hunter x Hunter, visto che comunque riesco a prendere adesso un po' più di riesco a trovarlo. Speriamo di non bloccarmi un'altra volta. Passiamo a Fullmetal Alchemist numero 11. Il personaggio che vediamo anche in copertina, abbiamo, si capisce in questo numero chi è, e effettivamente avevo già un'idea, e scopriamo che è il padre di Alphonse e di Edward. E ovviamente in tutto il numero diciamo ci sono anche altre rivelazioni un po' sul passato, e si capisce anche meglio chi è l'essere che Edward ed Alphonse hanno tramutato e che credevano fosse la loro madre. Poi verso la fine vediamo che compare di nuovo Scar e c'è un nuovo combattimento contro Edward. Come sempre, Fullmetal Alchemist non mi delude. Poi abbiamo Bleach numero 19. In questo numero c'è lo scontro finale con Ichigo e con il fratello di Rukia, uno scontro che dura praticamente tutto il volume, è molto bello, interessante, pieno di colpi di scena e di tecniche ormai super avanzate, tutte soprattutto anche bello soprattutto anche per il fantastico disegno che è migliorato decisamente, non di certo da volume in volume, però nel corso del manga abbiamo già notato alcune differenze dall'inizio, quindi fantastico. E poi purtroppo chiudiamo con un acquisto che non mi ha deluso, però semplicemente si è rivelato il numero meno bello, non più brutto ma meno bello della serie che ho letto finora, ovvero Naruto numero 34, perché non mi è piaciuto tantissimo. Allora, non fraintendetemi, non è che non mi sia piaciuto, però
Diciamo che Naruto di solito mi piace tantissimo. Questo numero, tra quelli che ho letto, tra tutti i numeri che ho letto per il momento, non mi è piaciuto tantissimo. Non per quello che ci presenta, perché ci sono tante cose interessanti, come per esempio rivediamo Sasuke dopo tanto tempo. Adesso vediamo se riesco a trovare la scena. È tanto più per come ci viene un po' narrata la storia, per come ci viene così, per come sono collegati un po' gli avvenimenti, sembra che siano tutti, sembra che sia un po' tutto presentato troppo frettolosamente, e questo fa sì che sembrino anche avvenimenti un pochino superficiali, nel senso che purtroppo non si dà peso a niente. E in ogni caso, purtroppo è così. Spero che il prossimo numero di Naruto, sia più bello, perché questo non è che non mi sia piaciuto, però per tutto quello che poteva esserci, è stato tutto, presentato appunto in maniera non dettagliata. Anche l'incontro con Sasuke avviene così e poi subito basta. Anche i vari tradimenti, di Sai, anche quelli sono un po'. Non è che sia complicato, non è che io voglio che sia più lento perché lo trovo complicato, ma perché secondo me potremmo dare un pochino più di importanza alle cose se si andasse un pochino più lenti. Per questo, ecco, comunque gli acquisti sono finiti, non erano tantissimi. Come ho detto, nel prossimo video acquisti vedrete anche qualche novità. Vi rimando al prossimo video e aloha aloha!